l'autonomia del nostro benessere e che sentiamo quindi questo piccolo costante lavoro di gettare le basi appunto per non dico altro, abbiamo fatto il mio video, la nostra via. Signora, dov'è la fortunata? La fortunata, però anche lei, dalla parte fortunata, però aveva un impianto, perché passare 35 anni in un'amministrazione nel comune è un impegno su di... Ma lei ci ha cambiato le regole. Poi Margherita, ormai purtroppo la pensione è qualcosa che è sempre più strana che dire, è il segno dei tempi. Però io spero e auguro a tutti che si possa arrivare al pensionamento nel modo migliore, abbiamo anche il codice ufficiale. E niente, ecco, abbiamo fatto un piccolo frittisi simbolico in linea con i tempi dell'assenza non è più, della stazione Sanella che mi ricorda sempre che bisogna prendere qualche. E noi vediamo questo, vediamo di fare una altre. Sono ammazzata Cristian Fuoco. Con tanti auguri. Bosco News Blog, siamo qui a Cassino con il sindaco di Cassino Giuseppe Petrarconi Colini con gli auguri di Buon Natale. Auguri. Sindaco, andrà sul nostro blog, abbiamo un blog noi, Bosco News. Tra l'altro abbiamo anche un canale YouTube, quindi sicuramente troverà questo. Comunque gli facciamo i nostri auguri e la invitiamo a metà giornata ad Arce, c'è un convegno antimafia da parte dell'associazione contro le associazioni di cittadini contro le mafie, presieduta da Antonio Turri, che lei sicuramente conosce. Poi mi dici la data. Sì, siccome abbiamo contattato anche il padre di Serena Moligone, tra l'altro stiamo pensando di dedicare la sezione a Serena Moligone, vittima della violenza. Auguri. Grazie.